C'è qualcosa nell'arte che ci rassicura e qualcosa che invece ci tormenta. Ogni giorno vediamo intorno a noi forme geometriche e disegni regolari. Chiudete i quaderni, dimenticate le date, i periodi storici, nel caso che ne ricordaste qualcuno. Che dire però delle forme geometriche che non sono create dall'uomo, ma che osserviamo in natura? Che cosa rivelano? Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole, ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. In natura questo tipo di spirale ricorre spesso. La si ritrova nelle nuvole di un uragano, così come nelle conchiglie sulla spiaggia, nella disposizione delle stelle in una galassia, così come in quella dei semi del girasole. A cosa è dovuta questa forma a spirale? Due sentimenti eterni in perenne lotta: la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo. Essa dipende dal preciso angolo che c'è fra la nuova crescita e il resto della pianta. Questo angolo misura circa 137 gradi e mezzo ed è detto anche angolo aureo. Ordine e disordine. Osservando ancora più da vicino, scopriamo che esiste un'affascinante relazione matematica tra l'angolo aureo e una serie di numeri chiamati successione di Fibonacci. In questa successione, ogni numero si ottiene sommando i due precedenti. Fatto interessante, nel mondo vegetale ci si imbatte spesso nei numeri di Fibonacci. Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo. È per gli uomini un eterno mistero. L'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile e l'abbandono al caos. Cos'hanno di speciale questi numeri? Più si prosegue nella successione di Fibonacci, più il rapporto tra ogni numero e quello successivo si avvicina al valore esatto dell'angolo aureo. Questa affascinante relazione tra l'angolo aureo della crescita delle piante e il numero delle spirali prodotte ci ricorda che le forme geometriche che vediamo in natura non sono casuali. Allora scopriamo che possiamo ancora provare stupore, che possiamo gettare uno sguardo intorno a noi come se fossimo davvero capaci di vedere per la prima volta. Quando ci soffermiamo a esaminare con più attenzione queste forme geometriche, rimaniamo affascinati dalla successione di Fibonacci.